La sirena dà il via ai lavori. Alle 17.03 esatte parte la demolizione dei piani alti della diga bianca di Begato in via Maritano. Lavori che proseguiranno con quella rossa per un totale di 474 appartamenti abbattuti entro la fine di novembre. La demolizione verrà effettuata con un escavatore cingolato alto 60 metri, che è stato impiegato anche per l'abbattimento delle cosiddette vele di Scampia. Subito dopo le demolizioni prenderanno il via i lavori di rigenerazione urbana del progetto Restart Begato. Questa è un'operazione che ha una valenza simbolica importantissima, perché esprime una nuova visione dell'abitare, rappresenta in maniera plastica l'impegno della nostra amministrazione per la dignità della condizione abitativa. Mai più concentrazioni, mai più ghetti, e per me la cosa più bella è pensare che oggi siamo qui, 474 nuclei familiari sono stati trasferiti con grande competenza, con grande professionalità, in abitazioni completamente ristrutturate, distribuite in modo uniforme nella città. Alcune scelte urbanistiche di tanti anni fa si sono rivelate dei fallimenti e quindi dobbiamo per forza rimetterle a posto. Non li vogliamo più i ghetti, noi sulla base delle più recenti linee urbanistiche noi vogliamo che ogni quartiere sia formato da tante cose diverse l'una con l'altra, proprio per evitare che ci siano i ghetti. Quindi è importante che ci sia la parte abitativa, la parte commerciale, la parte industriale. Ogni area della città deve trovare la sua giusto modello di sviluppo, che non era questo, è quello che costruiremo qua una volta abbattute queste dighe, cioè zone in cui i cittadini possano vivere con i servizi adeguati in una valle rigenerata. Credo che sia un bel momento che inverte la tendenza durata per tutti gli anni 70 e 80 di casermoni come questo per risolvere il problema abitativo, e comincia a costruire un percorso che dovrà dare una casa a tutti, ma una casa vera. Oltre all'abbattimento e la creazione del futuro quartiere, ho chiesto l'anno scorso, tramite un documento, una mozione in consiglio comunale, la creazione di un'area vicina ai futuri palazzi che sorgeranno al posto della diga, un'area verde ludico-sociale, delimitata magari col patto di sussidiarietà e collaborazione con delle varie associazioni, per dare appunto spazi verdi e fornire servizi di attività anche ludico-sociali per la cittadinanza.